Grazie.
Fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore. Questa sera, onorevoli vescovi, invochiamo in modo particolare l'aiuto di San Giuseppe. Anche lui, come tutti quanti noi in questo momento, ci troviamo in una grande tribolazione. Prima, ha dovuto sopportare l'umiliazione di aspettare un figlio da Maria senza che ne sapesse niente il Signore, non ha rivelato niente prima a Giuseppe. E anche dopo la rivelazione, Giuseppe continua sempre ad essere il punto di riferimento per la nostra salvezza. E lui ha saputo accettare il lungo cammino da Nazareth a Betlemme. Ha saputo accettare di vedere nascere il Figlio di Dio in una cavalla. Ma ancora una cosa più dolorosa, ha dovuto assistere e accettare l'uccisione dei piccoli di Betlemme. Mentre lui dovette fuggire, scappare di notte con Maria in Egitto per salvare il bambino Gesù. Ma perché Dio agisce così? Non era più facile che Dio uccidesse Erode e risparmiasse tante sofferenze? Ma la salvezza nostra doveva costare il sacrificio del Figlio di Dio e di tutti coloro che ha chiamato a lavorare con noi in primo luogo, Maria e Giuseppe. Giuseppe non discute, Giuseppe non parla, Giuseppe non si lamenta, Giuseppe agisce, fa quello che il Signore gli rivela. In questo periodo di cui tutti quanti noi siamo turbati, accettiamolo come un momento di grazia da parte di Dio che vuole cambiare la vita di tutta l'umanità, un'umanità che si era allontanata da Dio, un'umanità che si era impadronita della terra, un'umanità che si credeva capace di darsi delle leggi, un'umanità che aveva scansato Dio dalla società. E anche per noi cristiani non c'era più spazio per il Signore, per la messa domenicale, per le preghiere, per la famiglia. Adesso il Signore ci fa capire che Lui è il Padre buono e che non giova nulla a guadagnare tutti i beni della terra se poi si perde per sempre la propria anima. È Lui che ci vuole tutti con sé in paradiso. È Lui che ci manda questi segni per dire: uomo, ricordati che sei povero, che la tua grandezza è dono mio. Non commettere lo stesso errore che hanno commesso da vedere, che volevano essere superiore a Dio, senza Dio, dei a se stessi.
Il Signore si è servito di te e poi ti ha messo da parte. Cerchiamo di capire che ognuno di noi qui sulla terra ha una missione da svolgere. E la missione di noi cristiani oggi, in questo periodo, di far capire che Dio è il nostro Padre buono. Tutti gli altri che agiscono contro Dio, contro la sua legge, contro la sua volontà, che apparentemente dicono di fare il nostro bene, ma poi senza Dio non siamo niente. Quanto ci vogliono guadagnare tutti i beni della terra se poi perde per sempre la sua anima? Carissimi che mi ascoltate, le famiglie, fate diventare le vostre famiglie in questo momento delle chiese domestiche. Pigliate i vostri bambini, recitate il rosario, pregate, fate capire che Dio è buono, che Dio ci ama, che Dio ci mette alla prova per il nostro bene. Fate capire che tutti siamo insieme per andare nel regno della casa del Padre. Giuseppe, terminata la missione sulla terra, andrò a vedere sempre il cielo, così che ognuno di noi imitiamo nel grande silenzio, perché molto spesso tante cose non le comprendiamo come non le comprendeva lui, ma tutto è dono e amore di Dio. Preghiamo che il Signore rafforzi la nostra fede, che il Signore ci dia la volontà di cambiare. E dopo il disastro di questa epidemia mondiale, cerchiamo di ritornare a Dio, perché Lui solo è il nostro Padre buono. Gesù Cristo è l'unico nostro Salvatore, Maria e Giuseppe, i grandi collaboratori per la nostra salvezza. Domani sera il Vescovo ci dicono alle 9 di unirci tutti con Rosario, che sarà trasmesso su Rai 2000, e accendiamo una candela, una piccola candela delle nostre finestre, dei nostri balconi, mettiamo una pasticcia bianca per dire che noi siamo pronti a fare sempre la volontà del Signore. Davanti al Signore in eterno, fiori.
Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, da cui prende nome ogni paternità in cielo e sulla terra. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Padre Santo, che ha chiarato a San Giuseppe il mistero di Cristo, nascosto nei secoli e tempi, donaci di conoscere e di amare sempre più il tuo Figlio fatto uomo per la nostra salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Tu, che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i cigni del campo, dona a tutti gli uomini il pane quotidiano. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Hai affidato alle nostre mani l'opera della tua creazione. Conceda agli operatori, agli artigiani, ai contadini un'adeguata ricompensa delle loro fatiche. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. O fonte di ogni santità, che chiami tutti gli uomini a configurarsi a te, concedi a noi, per intercessione di San Giuseppe, di camminare in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Guarda con bontà e misericordia ai defunti, fa che siano eternamente felici con Gesù, Giuseppe e Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.